L'habitat della superba coppia di aquile reali, ripresa in questo filmato, è un territorio di oltre 100 km quadrati, situato nella catena del Monte Baldo e circondato dal Monte Conizugna, dai Monti Lessini delle piccole Dolomiti Trentine, dai Monti Pasubio e Vigolana. Convivono diverse specie di animali selvaggi e di volatili. Ecco due cervi maschi adulti, nelle vicinanze un vero e proprio harem di femmine adulte. Una femmina di capriolo allatta i suoi due piccoli. A pochi passi un maschio adulto con livrea invernale. Non manca la volpe con pelo estivo, mentre cattura una talpa che divora all'istante. Un altro bel esemplare di volpe con pelo invernale nella sua tana. Appollaiata sui rami di un albero, questa stupenda lince con pelo invernale, mentre si esibisce in stiramenti e buffe smorfie. Non manca, anche se si incontrano raramente, una coppia di lupi affamati con una bellissima livrea invernale. Alcuni di questi, come i lupi e gli orsi, si sono estinti per mano dei bracconieri, ma ora vengono man mano reintrodotti. Mamma marmotta con i piccoli che giocano sul bordo della tana. La stessa marmotta che avverte la presenza di estranei e, da efficiente sentinella, emette il suo tipico fischio di allarme. Non mancano i rapaci notturni, come l'assiolo e il gufo reale. Una vipera marasso, pericolosa per il suo veleno, si aggira mimetizzandosi tra gli arbusti. Più in basso, un laghetto alpino dove si può incontrare questo bell'esemplare di orso bruno del Trentino. Non lontano, una ben pasciuta gallinella d'acqua e un airone cinerino.
Un pulcino di picchio rosso maggiore, nel curioso nido scavato nel tronco di un albero, viene imbeccato dalla mamma. Un codi rossone col tipico canto dedicato alla primavera. Un innocuo serpentello che può anche suscitare qualche paura. È la biscia dal collare che vive nei laghetti alpini. Un buffo topo selvatico che talvolta diventa cibo per i grossi uccelli rapaci. Non mancano i cervi volanti, con la corazza tirata al lucido. Due esemplari di cervo maschio adulto nella caratteristica lotta ai colpi di corna, per imporre la propria supremazia sul territorio, il che comporta l'esclusivo diritto di accoppiamento con le femmine dell'harem. Un esemplare di grifone, che appartiene alla specie avvoltoi, e una bella coppia di gipeti. Le acrobazie di un capriolo sembrano esprimere la voglia di libertà e la gioia di vivere. Mentre questa femmina di capriolo è piena di amore materno per i suoi due piccoli. Quando c'è il sole, il ramarro esce dalla tana per riscaldarsi. Siamo nelle vicinanze della parete rocciosa che la coppia di aquile reali che vive in questo territorio ha scelto per preparare un nuovo nido d'amore. Sulla stessa parete si è costruita al nido questa coppia di corvi imperiali con la femmina che sta imbeccando il suo pulcino. Dove volano in tondo numerosi gracchi alpini, c'è quasi sempre un'aquila reale che i gracchi vorrebbero attaccare. Non lo fanno quasi mai, perché, vedendola così da vicino, si rendono conto della maestosità del volatile e della grande apertura delle sue ali. Se non se ne rendono conto, lo attaccano, ma vengono immediatamente scacciati. L'aquila sa che è giunto il momento di deporre l'uovo. Vola perciò verso il nido ricavato in uno spazioso anfratto della parete rocciosa, dove il pavimento è stato tappezzato con rametti e morbide foglie verdi. Ora sta individuando con cura il posto più adatto per deporre l'uovo. L'uovo è stato deposto, ma mamma aquila vuole fare ancora un volo perché è consapevole che la cova sarà piuttosto lunga, 44 giorni e forse più. Al termine della cova, l'uovo si dischiude,
ed ecco il piccolo aquilotto con il piumaggio quasi completamente bianco che accenna i primi movimenti. Mamma aquila, dal canto suo, fa il possibile per fornire al piccolo un'alimentazione abbondante e sana. Infatti, ha afferrato con i suoi robusti artigli un piccolo daino che ridurrà in grossi bocconi. Il maschio, rendendosi conto che spetta alla femmina il compito di nutrire il piccolo, assume atteggiamenti molto fieri, ergendosi a garante della sicurezza del pulcino. Nel corso di 15 anni, la coppia di aquile reali ha messo al mondo 3 pulcini, ma 2 non sono diventati adulti. Il primo cadde dal nido quando non era assolutamente in grado di volare. Il secondo contrasse una malattia mortale. È necessario perciò che l'ultimo nato viva e diventi adulto. Per questo i genitori hanno predisposto un nuovo nido più ampio, riducendo così il rischio che il piccolo possa cadere dal nido. Eccola mentre imbecca l'aquilotto che ha raggiunto circa 3 settimane di vita. Il tempo passa. Ecco il piccolo che ha raggiunto 8 settimane di vita. La coppia di aquile reali vola in prossimità del nido, così il piccolo è quasi in continuo sotto l'occhio vigile dei genitori. Sempre nel nido, l'aquilotto si annoia, ma dimostra uno spiccato senso ecologico per la pulizia del luogo dove trascorre le sue giornate. L'abilità con cui effettua le sue defecazioni dal nido è considerevole. Mamma aquila ha negli artigli una grossa preda, un giovane camoscio che non pesa meno di una 40 di chilogrammi. Dall'alto osserva il territorio sottostante per individuare un posto sicuro dove depositare la preda. Una visita veloce al nido per accertarsi dell'appetito dell'aquilotto. Giù nella vallata per prendere qualche buon boccone. Poi ancora una volta intenta sfamare il piccolo. Ora il pulcino comincia a mangiare da solo. Il piumaggio si è fatto più scuro. I genitori visitano spesso il nido per vedere l'aquilotto e per incitarlo a tentare il primo volo. Ecco l'aquilotto intento assaggiare la potenza del suo impianto alare. Poi si decide e si butta nel vuoto. Ecco il primo volo dell'aquilotto che esprime così il suo fisico adulto. Sono trascorse quasi 13 settimane da quando si è schiuso l'uovo. Il nido è ora desolatamente vuoto. L'aquilotto non tornerà più nel nido e dovrà arrangiarsi in qualche modo per dormire e per ripararsi dalle intemperie. Sceglierà un luogo idoneo per costruirsi un nido insieme alla sua compagna quando ne troverà una. Nel territorio, purtroppo, non esiste un esemplare di giovane aquila femmina. Dovrà forse avventurarsi fuori dal suo ambiente per trovarla.